Ragazzi, ciao, ciao, benvenuti a questo nuovo video. Oggi devo parlare di una notizia che è attualmente sulla bocca di tutti, ma prima di tutto vorrei darvi un piccolo resoconto del perché questa notizia in particolare mi colpisce al cuore. Allora, 14 agosto 2002, io nel 2002 avevo 16 anni e iniziavo un attimo non solo a vedere il pallone perché lo vedevo da quando ero bambino, ma a capirci qualcosa. Appassionatissimo di giocatori di estro e succede che nel preliminare di Champions League, la Champions League grazie alla quale ci qualificammo, alla quale ci qualificammo grazie al nefasto secondo posto o terzo posto addirittura, targato 5 maggio 2002, nel preliminare incontrammo lo Sporting Lisbona. Uno Sporting Lisbona che aveva in rosa due talenti purissimi, che poi negli anni sarebbero diventati i miei giocatori preferiti. Uno, un Riccardo Quaresma che a breve avrebbe iniziato l'avventura al Barcellona. E l'altro, un giovanotto con i capelli ricci, la dentatura ancora approssimativa e il ciuffettino biondo davanti, mesciato, un certo Cristiano Ronaldo. Io, come dicevo, ero un amante dei giocatori di estro, soprattutto giocatori di fascia. Al minuto 58 della gara d'andata, vidi entrare questo giovanotto. Al primo scatto, al primo controllo di palla, al primo cambio di direzione rientrando sul tacco, capii che mi ero già innamorato calcisticamente di questo giocatore. Tra l'altro, a fine partita ci fu lo scambio di maglie con il nostro metronomo Luigi Di Biagio, maglia dello Sporting Lisbona del debutto in Champions League di Cristiano Ronaldo, che Di Biagio tiene strettamente sotto chiave perché vale diversi migliaia di euro attualmente. Ma capite che già si creò dall'inizio un rapporto di amore calcistico con questo giocatore, che poi ho continuato a seguire insieme al suo alter ego Quaresma negli anni. Quindi adesso mi trovo a commentare una notizia che da interista per me è drammatica, perché a commentare Cristiano Ronaldo, uno dei miei due giocatori preferiti, trasferirsi alla nemica numero uno della squadra per cui tifo, cioè la Juventus, mi viene difficile, ma cerchiamo di capire perché non è solamente una suggestione di mercato, o perlomeno potrebbe anche esserlo, ma capiamo perché questo potrebbe essere fattibile. Allora, noi ci focalizziamo molto sullo stipendio, ma diciamo, vi farò un esempio che credo che racchiuda un attimo il modo di pensare della Juventus. Se io faccio l'imbianchino e sono chiamato ad imbiancare un muro, vengo pagato per imbiancare il muro e fare l'imbianchino. Ma se a questo muro devo fare un ghirigori, sarei pagato da imbianchino e da artista. Quindi diciamo che mi potrebbero fare due fatture da 1500 euro e verrei pagato a fine mese 3000 euro per questo lavoro. Però comunque sia, lo stipendio a me, quello che arriverebbe a me da questo lavoro sarebbe 3000 euro. Cristiano Ronaldo, se verrà pagato, diciamo, dalla Juventus intorno magari ai 15 milioni di euro all'anno e diventerà uomo immagine della Fiat per, diciamo, altri 15 milioni di euro all'anno, 17, il suo stipendio comunque sia risulterebbe sulle casse del club di intorno ai 15 milioni di euro, ma in realtà nelle sue casse da questa operazione arriverebbe 30-32 milioni di euro. È quello che chiede in realtà. Allora, questo è perché a livello di stipendio potrebbe essere possibile. Ma andiamo un attimo anche ad analizzare perché il cartellino potrebbe essere pagato. Il cartellino potrebbe essere pagato con l'uscita di Higuaín a 60 milioni. Si tratta anche l'uscita di Alexandro ad altri 60 milioni, direzione Manchester United. Si tratta anche l'uscita di Rugani, che comunque non ha mantenuto le promesse, intorno ai 40 milioni, e siamo già a 160.
E ci sono anche, c'è anche l'uscita di Sturaro, direzione Premier League, per intorno a una ventina di milioni, quindi 180 milioni. Che cosa succede? Succede che la Juventus si libererebbe di giocatori, comunque sia, Higuain ovviamente sarebbe sostituito e come da Cristiano Ronaldo. Rugani non ha mai fatto il titolare e comunque è in arrivo Caldara, che secondo me è molto molto più forte. Alexandro verrebbe sostituito da un altro terzino, magari più di contenimento, perché sulla destra poi è stato comprato Cancelo. Quindi la Juventus si troverebbe a pagare il cartellino che si dice si aggiri intorno ai 100 milioni, cifra strappata dall'entourage di Cristiano Ronaldo per lasciare libero appunto il giocatore dal Real Madrid, e il cartellino sarebbe pagato da queste operazioni. Quindi stipendio pagato con degli artifici, il cartellino pagato con delle uscite, la Juventus si ritroverebbe un centravanti, perché Cristiano Ronaldo, ragazzi, andrà a fare il centravanti, ok? Supportato da Dybala e Douglas Costa. Onestamente in Serie A non vedo neanche una squadra che si possa minimamente avvicinare alla potenza di fuoco che la Juventus andrebbe a produrre. C'è da dire un'altra cosa: a livello aziendale sarebbe una mossa astutissima, perché nel 2010 le magliette di Cristiano Ronaldo, appena arrivato l'anno prima dal Manchester United, fruttarono nel primo anno la vendita di 1 milione di magliette con il numero 9, perché al tempo c'era il numero 9, il 7 ce l'aveva Raul, sulle spalle. La Juventus ha ricavi per il 100% dalla vendita delle magliette, come accordi con Adidas. I mercati sono molto cresciuti, le cifre probabilmente saranno molto maggiori di quelle del 2010. Dalla vendita delle magliette di Cristiano Ronaldo, dall'incremento del titolo in borsa della Juventus, che ricordiamoci che è una società quotata in borsa, arriverebbero centinaia, ripeto, centinaia di milioni, senza contare gli sponsor che Ronaldo si porta con sé dalle sue sponsorizzazioni personali, che comunque andranno a partecipare alle sponsorizzazioni di squadra poi successivamente. Quindi a livello economico sarebbe per la Juventus un affare clamoroso. Si andrebbe a togliere dalla fase di stallo di crescita in cui comunque è, perché la Juventus non può crescere più sul suolo italiano, è già una delle squadre con più tifosi, e a livello europeo non ha lo stesso appeal che hanno altre squadre come potrebbero essere il Manchester United. Ma con un colpo del genere andrebbero a superare lo stallo, il plateau in cui si trovano. Quindi questa operazione, ragazzi, lo dico anche con un po' di dispiacere, non lo sto qui non sto qui a mentirvi. È un'operazione che non solo è fattibile, ma è anche molto molto intelligente. Poi, tra l'altro, devo dire la verità, qui non stiamo parlando di un 33enne a fine carriera, stiamo parlando di un giocatore che fa della cura maniacale del suo fisico, e dell'attenzione ai particolari, all'alimentazione e della personalità, i suoi cavalli di battaglia. Devo dire che Cristiano Ronaldo ha tranquillamente altri 3 o 4 anni di carriera, soprattutto se è avvicinato alla porta ad alti livelli, e soprattutto garantisce quella personalità e quell'apporto di gol nei momenti decisivi che Higuain non ha garantito. Questa situazione andrebbe ad agevolare tutto il movimento calcio italiano, perché ragazzi, non dimenticatevi che i diritti televisivi vanno ad essere contrattati in maniera globale, ok? Quindi una Serie A che va a crescere, ovviamente adesso sono stati chiusi i diritti televisivi triennali, ma ovviamente la visibilità che andrebbe ad avere una Serie A in questi 3 anni andrebbero a far ricontattare poi i diritti televisivi in una posizione di vantaggio, e i diritti televisivi poi vanno ad essere divisi per le altre squadre partecipanti al campionato di Serie A,
E quindi ovviamente starete a vedere che è un vantaggio anche per noi. Andrebbe ad attirare anche investitori stranieri, non solo nella Juventus, ma anche nelle altre squadre maggiori. Andrebbe ad attirare l'attenzione di mercati attualmente comunque non sviluppatissimi per quanto riguarda la Serie A, soprattutto parlo dei campionati asiatici. Quindi è un'operazione che farebbe vincere non solo il calcio, non solo la Juventus in sé, ma anche il calcio italiano in generale. Alcuni paragonano l'arrivo di Cristiano Ronaldo a quello di Ronaldo il fenomeno, ma Ronaldo il fenomeno non aveva l'impatto mediatico, soprattutto perché arrivava appena passati i 20 anni, arrivava sì da fenomeno, sì da vincitore, futuro vincitore del Pallone d'Oro, però arrivava non con l'attenzione mediatica e con diciamo i crismi da azienda ambulante che ha Cristiano Ronaldo. Ragazzi, io detto questo, vi dico che comunque sia è una mossa che ammiro, è una mossa che ammiro e che spero l'Inter possa fare a breve. Noi abbiamo altre filosofie, ma devo dire che questa è una mossa molto astuta. Vi dico che aspetto i vostri commenti sotto al video, vi dico che se vi piace la mia analisi potete tranquillamente condividerla, sarei contento. E vi invito a iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!